negli episodi precedenti, Bear ha completato anche la sua ultima avventura, Suon di Gola. Ovvero cantando, Suon di Gola non è proprio carino. Ma come farà con le prossime avventure? Scopritelo nel nuovo episodio di Bear! Salve a tutti, sono Bear e come potete vedere ci sono stati dei piccoli cambiamenti dall'ultimo episodio di Spore. Sono riuscito a fare un sacco di rotte commerciali. Infatti la stramaggioranza dei tizi sono miei amici. Sono riuscito a farmi amico anche questi tizi qua. Dove sta? Dove sono? Ecco qua, sono riuscito a farmi amico anche questi tizi. Ho fatto una nuova colonia che è questa qua. E sono successe un bel paio di cose. La mia nave è salita di livello e tra poco salirà ancora di livello. Ho guadagnato tante altre medaglie e ho un po' commerciato con le varie cose. E comunque queste sono tutte linee commerciali. Ho ben 4 missioni da fare, anche se me ne porta solo 3. Lì c'è qualcun altro? Mukada, ok, devo ricordarmelo, Mukada. E comunque adesso devo andare a fare questa missione perché... Ah, Zanzara! Ah, Zanzara! Devo fare questa missione perché non me la porta, perché ne ho troppe. E quindi la faccio prima di dimenticarmi di doverla fare. E bam! Can you survive the impending meteor shower? Avoid getting killed for the most meteors. Beh, voi direte, ma perché in inglese se Bear il gioco in italiano? Beh, semplicemente perché questa avventura l'ho scaricata. E alcune avventure, quando si scaricano, sono in inglese o nella lingua in cui sono state create. Poi comunque salendo di livello... Ah, devo ancora finire di scaricare queste cose. Chi lo sapeva? Comunque ne approfitterò per dirvi che adesso potrei portare una nave nella mia flotta. Però non ho la più pallida idea di come si faccia. Ok. Poi la nuova zanzara. Zanzara, ok, sta andando via. La nuova colonia l'ho fatta dove c'è della spezia blu, che noto che si vende a molto. Cioè, finora ho scoperto la spezia rossa, la spezia rosa, la spezia gialla, la spezia zanzara! La spezia rosa, gialla, allora rosa, rossa, gialla, verde e blu. Quella rossa si vende a molto dai tizi che credono in spode. Sta andando! E poi la blu pure se la prendono a molto. Le più costose per ora sono la blu e la rossa. E poi anche un po' la rosa. Oh oh oh, oh. Vediamo questa avventura. Ah, e ne approfitto per dirvi che sono un grandissimo figone. Per dirvi che oltre a poter scaricare queste avventure, potrei anche scaricare delle avventure fatte da voi. Quindi adesso mi rivolgo a chi ha Spore Adventure, Spore Avventure Galattiche. Se volete potete creare un'avventura e io la giocherò. Infatti c'è già un ragazzo che sta creando un'avventura per me e non vedo l'ora. Comunque ho scaricato davvero tante avventure. E questo, diciamo, non so se fare un'avventura per episodio finché non finisco le avventure e poi ci rivediamo direttamente quando troverò i Grox, oppure fare un video solo sulle avventure vostre. Non ho idea. O forse vi farò vedere un'altra avventura che sembra carina. Allora devo sopravvivere una pioggia di meteore per 10 per 50 secondi. Ok. Oh my god! Cave troll. LOL, che figata. Ciao cave troll. Ok, devo trovare. Oh mio cribbio. Oh, sono morto. Ah, sei morto, non meriti il titolo di uomo sopravvissuto. Nessun punto per te. Oh, ma come cavolo faccio? Ok, morirò spesso e volentieri. Già. Però pensavo che questa avventura fosse più carina. Vabbè. Allora, devo trovare un punto per nascondermi lì dentro! Lì dentro! Lì dentro, muoviti, entra in quella foto di... Ok. Wow! Oh mio Dio! Ok, resterò qui dentro. E ciao, bellissimi amici! Non voglio farvi niente, io resterò qui solo per 40 secondi.
Oddio. Che cosa strana, non è vero, amici? No, voi restate lì, io resto qui. Siamo tutti amiconi, no? Non è vero? Sì che siamo amiconi. Lol. Che figata. Anche se... pensavo fosse più lunga. Però a quanto pare no. Devo aspettare praticamente. E ci sono le urla di tutti quanti. Altri 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ho detto 2, 2, 1. E vince. Giusto? Sì, ho vinto. Yeah! Congratulazioni, sono sopravvissuto. Prendi Zazzaro! Prendi questi punti, ti li sei meritati. Yeah! Fatto, chi se ne frega di riprovare. Valuta questa avventura. No, dai, è carina. Dai, è carina in fondo. Allora, adesso devo tornare da questi bellissimi Baldraggiacomi e venite qua. Vedete, adesso sono amiconi. Hai dimostrato di essere un amico di Spode. Accetta questi 45.000 sporcrediti. Sporcrediti a nome di Spode, insieme a una copia della parola di Spode. Avrei un'altra cosa da chiedervi. Volete aprire una rotta commerciale? Siamo costretti a rifiutare. Temo che tu non sia uno zelante seguace di Spode. Come non sei uno zelante seguace di Spode? È anche la faccina verde. Bah, vediamo se possiamo diventare alleati. Spore benedice l'idea di un'alleanza. Sì! Sì, sono eccitato, sono una cosa epica. Adesso li ho alleati. Che figata, ruotano intorno. Lol. Andiamo. Dai, siete ancora sicuri di non voler fare una rotta? Ci auguriamo che i seguaci di Spode vogliano aiutare il Commondoro, ok. Diplomazia. Vorresti aprire una rotta commerciale? Vabbè, ok. Mi sa che ho troppe rotte commerciali con loro, perciò non me le fanno accettare. Oh mio Dio, e questa roba che è adesso? Sono gli amici, giusto? Ah, ok, sono gli amici. Però è un po' fastidioso. Ok, quindi adesso i verdi qua sono nostri amici. E... oh, quanto sono carini. Questi qua già hanno una rotta commerciale con noi. Oh cavolo, le mie riserve... la mia riserva è bassa, quindi dovrei andare un attimo a ricaricarmela. E ne approfitto anche per prendere un po' di spezia. Datemi la spezia! Perfetto. Ho raccolto della spezia. Ancora della spezia gialla da vendere. Allora, comunque, ricaricatemi. Vabbè. Ricarica 1300 brutti baldracchini. Si prendono un sacco di soldi le colonie. Ma proprio tanti. Comunque, dove posso andarmene? Oima? Che cos'è Oima? Ci sono le creature. Ah sì, qui è dove sono andato nella missione l'altra volta. Allora, comunque, adesso voglio andare su questo pianeta, Omeda. Chi è che ha bisogno di... devo fare quest'altra avventura. Però dov'era il tizio che prima... ah, eccolo là. No, però è troppo lontano. Facciamo prima quest'altra avventura. La Omeda a chi serve? A chi serve Omeda? Allora, questo qua l'ho fatto. Recupera la... ne ho altri 4. Congratulazioni, ritorna sul pianeta natale. Poi questo qua raggiungi il sistema Nauli Merlotto. Raggiungi il sistema Oewundi. Recupera la lama d'oro sul pianeta lucentissima. Fai attenzione al guardiano del sistema Batas. E questo che sistema è? Natania? Non ho niente da fare su questo sistema, scusami. Ecco, devo andare su questo sistema. E poi è lucidissima. Ok, allora, prima facciamo la missione per questi tizi. E poi andiamo
Allora, su quale pianeta? Questo qua, Merletto. Perché su Ganon già ci sono andato. Andiamo! Intanto gli amicoli mi seguono. Oh, questo è pure in inglese. Allora, Tsuzia, World of Fusion Natural Resource for the Fire Inhabited. Ok, vabbè, accetta. Equipaggio. Non posso scegliere questi tizi. No, non posso. Vabbè, scendi. Comunque, Tsuzia. Allora, un mondo si è distrutto. Le fedele. Thanks, Maxis. Without open the future, world haunted by a legacy of terrible history. Zanzara! Zanzare! Ok, ho finito la missione, ma è stata davvero fantastica. È davvero bellissima come missione. Probabilmente la taglierò perché è storytelling, non c'è quasi nulla di avventura, è maggiormente parlare, però è davvero stupenda e mi è piaciuta molto e ve la consiglio e probabilmente scaricherò anche le altre parti perché, lo ripeto, è davvero davvero magnifica. Comunque, adesso torniamo a Fano. Ti prego di accettare un dono. Ok. Mi hanno regalato 10.000 spore crediti così. È già la seconda volta che mi regalano roba così. Questi qua di Fano sono molto carini. Ce l'hai fatta. Accetta questi trend inoltre. Prima che tu riparta, sistema il finire della tua nave. Grazie. Anche se non ho il Feng, non so che cosa sia. Ma ora vediamo se vuole stabilire una rotta come... Ah, ok. Praticamente significa che ho troppe rotte commerciali attive, va? Ho capito. Adesso devo andare qua e fare quest'altra avventura. Però effettivamente guardate quante rotte commerciali ho. Effettivamente forse hanno ragione, però va bene. Proviamo quest'altra avventura e chissà se questa sarà un po' più avventurosa. Ah, questo è proprio di Sporo. Usa le abilità per farti strada tra le antiche rovine e trova il lama d'oro. Una volta ottenuto un appunto di estrazione, attenzione, molti sono entrati e nessuno ne è uscito. Ok, scendiamo. Comunque, quella storia era davvero fantasmica. Davvero fantastica, mi è piaciuta molto. E chissà se anche questa di Sporo sarà all'altezza. Ne dubito perché quella era davvero magnifica. Sì, lo so, non aveva né molti Dowland né niente, però la storia che narra è bella, mi è piaciuta molto. Quindi, adesso faremo questa avventura, ci vedremo nel prossimo episodio probabilmente. E quindi vi ricordo che potete creare anche voi delle avventure e mandarmi il nome, così posso scaricarle e giocarle insieme. Allora, ti sei teletrasportato nelle loro rovine, le leggende rane che queste rovine nascondono la massiccia, tieni questo manufatto e torna... Ok. Allora... da qualche parte però. Bello però il luogo. Devo trovare il lama. Raccogli la pila di gemme blu. Ah. No. Ragno che cosa. No. Ma io odio i ragni qualcosa. Attacca. Raggio. Ok, è morto, perfetto. Raccoglitore di gemme. Ah, ok, allora spariamo. Lo carichiamo e... Bam! Ok, è morto, perfetto. Allora, raccogliamo le gemme. Le ho raccolte due. Ah, se ci cammino sopra me le ra... Ah, ragni! Ma io li odio, ragni! Che cosa vuoi tu? Ah, mi stanno lanciando le cose! Muori? Ok, è morto. Prendiamo la gemma. Altri ragni! No, i ragni no! Tu muori! I ragni no! Mi attacca lì, cavolo! Se magari li attacchi. I ragni no! Attacca! Stupidi ragni. Odio i ragni, per chi non l'avesse ancora capito. C'è la vita qui, però non la prendo adesso, la prendo più tardi. Perché non si sa mai se tipo esce un ragno gigante o simili. Spero vivamente di no. Però potrebbe capitare una cosa così brutta. Muori, su, muori. Ok.
E altre cose per me. Ah, intanto mi si sta risalendo da sola. Allora, devo usare le gemme per aprire il cancello. Ah, ma qui c'è un altro ragno. Muori, 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 muori. Ok. Allora, apriamo il cancello antico. Apriti, cancello antico, te lo ordino. Sì, questo è capita. Ok. Dai. Oh là là, si è aperto. Ah, c'è una specie di iscrizione. C'è una verità, il guardiano vede tutto. Vabbè, non è il momento di lasciarsi intimorire. Ok, quindi probabilmente alla fine dovrò battere un mostro enorme. E ciao, piccolo carino, con la mostra. Ma la telecamera fa un po' schifo qui dentro. E meno male che è stato fatto dagli sviluppatori. Ah, va bene. Crepate tutti. Perché non crepi? Ok, perfetto. Ah, dovrebbero migliorare un po' la telecamera qui. Perché non si capisce niente. Però va bene. Sì, probabilmente alla fine incontrerò tipo un coso. Oh mio Dio, ma quella è la lava? È un cliché delle cose di avventura. Ponti con la lava sotto. Ponti sospesi con un fiume di lava o un lago di lava sotto. Ok, da tutte queste ragnatele potrei dire che il boss è un ragno. Oh, il lama! Ciao, lama! Il lama d'oro! Tipo, prendilo! Wow! Ah! Raggiungi il punto di estrazione. Ah! Via! Via! Via, via, posso volare. Via! È morto. Ah, il ponte si è distrutto e non puoi raggiungermi. Via, 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 via. Però sarebbe epico poter combattere contro queste cose grosse. Però hanno la vita infinita. Ah, un ragno. Ah, un ragno. Vai a fare quei bambini carini, ragno. Anzi, no, non fare bambini carini. Dovreste morire tutti quanti. Dovreste estinguervi. Cribio! Che l'aveva visto. Che l'aveva visto. Che l'aveva visto. Via, 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 via. Teletrasportami via. Teletrasportami via. Oh. Bar, non vedo l'ora di vedere le vostre avventure. Quindi la serie riprenderà quando ci saranno le vostre avventure. E Ober avrà raggiunto il centro della galassia. Quindi aspetto con ansia le vostre avventure. Ciao ciao. Caro, andando in mare, quel più malvento, tutto da tempo. Ah, sì.